interessava lasciarvelo come suggestione. Maria Lai non lavora per fare progettazione partecipata, non ha lavorato per fare progettazione partecipata, ovviamente. Lei ha pensato a fare un'opera d'arte collettiva, che avesse una valenza collettiva. Qui vedete, vi ho lasciato il link, per cui quando poi vi passo i materiali potete assolutamente vedervelo con calma e osserverete ancora altri passaggi. Ma poi in un momento del pomeriggio prenderò un testo scritto da Maria Lai, sono 3 paginette su questa esperienza. E secondo me riusciamo a trovare quasi tutte le fasi della progettazione partecipata. È interessante questo, eh? Che lei era un artista. E allora qui torna quello che voglio dire: alcuni artisti hanno delle visioni, queste visioni sono generative non solo per il luogo dove si svolge quell'opera relazionale, in generale, in modo universale, come sempre fa l'arte, e questo è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione quando noi pensiamo a lavorare sulla progettazione partecipata. Vi raccontavo che cosa sono le picture cards, per cui vado un pochino più veloce adesso, vi dico soltanto che funzionano con una regia stretta sui tempi, hanno necessità di ritmo, una struttura libera ma con alcune domande che portano avanti il tipo di riflessione che andiamo a fare. Spesso si usano anche le tecniche di storytelling perché si usano in generale, come posso dire, nella facilitazione di gruppo, nella rigenerazione di idee. Per cui se io ho bisogno di immaginare nuovi scenari per un territorio, per un museo, per una relazione nuova fra museo e territorio, è chiaro che probabilmente posso iniziare a lavorare anche immaginando delle storie con dei personaggi che incarnano dei profili, delle potenzialità, degli stati di blocco, degli stati magici di sviluppo, con degli incipit narrativi che a volte portano avanti degli scenari, con la possibilità alla fine data al gruppo di scrivere la propria storia. Non è un esercizio di scrittura creativa e non è un esercizio fine a se stesso per dire facciamo gli scrittori, ma si basa proprio sulla conoscenza approfondita di un contesto e sulla possibilità di individuare dei futuri possibili, dei scenari di trasformazione. Infine il racconto del progetto, dove noi abbiamo il materiale che viene dalle fasi che sono sempre state continuamente documentate e vado in qualche modo a pensare come utilizzare questo materiale in tutte le necessità e in tutti gli sviluppi del progetto nel suo complesso, quindi come dicevamo prima il fundraising, la ricerca, l'intervento, la progettazione, eccetera. Faccio audio e video, posso raccogliere delle storie, posso fare una social repository, avere online un archivio, posso costruire una web TV di comunità, posso fare una radio partecipata, cioè alla fine questo che è un processo d'accompagnamento potrebbe dar vita a degli spin-off specifici, addirittura, che potrebbero essere interessanti da immaginare o da portare avanti. Infine devo dare conto alla nuova progettualità. Io lavoro sulla relazione fra territorio e museo e sul coinvolgimento, ma non è da escludere che nascano altri progetti dal coinvolgimento della comunità in questa relazione. Come do spazio ad altri progetti che possono essere interessanti in un'ottica di integrazione progressiva? Allora, questo è sicuramente un aspetto che devo innanzitutto considerare fin dall'inizio. Ci sarà, se il processo è interessante, una continua generazione di progetti, non deve prendere la mano tutto ciò, non deve diventare semplicemente creazione di eventi. Continuiamo a considerare l'evento come un momento di visibilità del processo, questa è una cosa che continuo a ripetere, a rischio di sembrare noiosa, però la continuo a ribadire perché la deriva possibile, una delle tante derive possibili di un progetto partecipato, proprio perché non devo perdere di vista il processo che mi sono in qualche modo data come obiettivo.
Riprendo alcune caratteristiche che avevamo detto anche all'inizio. L'esperto è un moderatore, il partecipante attivo è responsabile. Si cercano le domande prima delle soluzioni. Non si danno mai le soluzioni in anticipo, ma si costruiscono in base a capacità e visioni dei partecipanti. Il territorio o il contesto si attraversa secondo percorsi anomali. Nuovi, eccentrici, si cerca di uscire fuori dal tracciato, ciò che dicevamo prima, e si contaminano i punti di vista. Si fa attenzione, questa è un po' una sintesi di quello che ci siamo detti finora, no? Per fermare anche i punti principali. Al punto di vista dei non addetti, al loro senso di estraneità, se lavoriamo su un museo questa cosa è più che mai viva. I musei si portano sempre dietro questo alone. Come di tempio, no? Quindi paura di profanare il tempio. E allora dobbiamo tenere in conto, se voglio fare un progetto che ha proprio a che fare con il coinvolgimento di una comunità più stretto, di una costruzione di una relazione più stretta di una comunità con il museo, di questa prima resistenza che comunque ci sarà anche per via stessa della formula museo. Che sto andando in qualche modo a sviluppare. E cerchiamo di fare un progetto inclusivo, inclusivo per tutti e per quanti normalmente hanno anche un'attitudine poco attiva, cercando di entrare in relazione anche con il cosiddetto non pubblico. E questo è sicuramente un aspetto importante da non dare per scontato. Riusciamo più spesso a coinvolgere i già attivi, quelli che già fanno parte di nuclei associativi, di altre realtà associative, di volontariato, eccetera, eccetera. La parte più complicata è riuscire a coinvolgere quelli che sono alla finestra, come dicevamo all'inizio, a osservare e a guardare. Allora, per un museo, che cosa, quali note velocemente posso dare per un museo aperto, prima di arrivare a vedere le case history? Prima di tutto, alla lettera apro le porte e non è una considerazione banale. Lavoro sull'accessibilità di linguaggio, di culture, sto attento ai gerghi tecnici che una disciplina ha sviluppato. Individuo aree di lavoro ibrido che creino permeabilità con il territorio. Qui magari dentro un museo ci sono aree di lavoro, come dire, verticale. Solo un professionista magari ci si può avvicinare, ma forse ci sono aree di lavoro ibrido dove possiamo entrare veramente in coprogettazione. Creo gruppi di lavoro tematici o intersettoriali, curo l'analisi creativa dello spazio e delle risorse, rendo il percorso innovativo nei contenuti o nei supporti alla visita utilizzati. Non faccio soltanto azioni, progetti, percorsi, itinerari, esposizione, ma costruisco anche dei laboratori, cioè uso proprio delle modalità e delle tecniche differenti da quelle consuete del mondo museale per fare capacitazione, empowerment, per costruire relazioni. Il mondo museale è abituato a usare la didattica, ai laboratori di didattica, sono i principali modi per includere persone all'interno del museo. Innanzitutto tagliano fuori delle fasce d'età, per forza di cose. E poi non possiamo fare didattica per tutti e con tutti. E quindi a un certo punto ho bisogno di fare dei laboratori. Laboratori che possono essere di entertainment, possono essere di edutainment, perdonatemi, come dire, questi neologismi inglesi, possono essere più di intrattenimento, possono essere di intrattenimento, ma al contempo apprendo, imparo qualcosa. Alcuni musei su questo si stanno avvicinando, includendo le fasce più adulte d'età. Di fatto, costruire veri e propri momenti laboratoriali in cui si costruisce insieme alle comunità di riferimento, pezzi di esposizione, pezzi di narrazione dell'esposizione, aree specifiche del museo, usi possibili di aree, queste aree ibride che dicevamo, del museo, è ancora più complicato da vedersi realizzato, meno frequente, diciamo. Meno frequente, però secondo me molto, molto interessante. E come
Con questo proviamo ad arrivare ad alcune case history. Tra le case history proviamo a immaginare subito, grazie mille, proviamo a immaginare subito quelle più interessanti. Allora, dico subito che ho selezionato quelle che a mio parere potevano essere più interessanti per il vostro caso. Quindi lasciamo perdere che la Cascina Cuccagna è a Milano, un'area densamente urbanizzata da 1,5 milioni di abitanti, e che questa cascina qui in modo particolare è proprio in centro, è nel pieno del tessuto abitativo della città. Sono cascine che sono un pochino ai margini. Questa era ai confini della città del 1600, del 1800, appena fuori le mura spagnole di Milano. Per chi è mai stato a Milano, tra Porta Romana e Corso Lodi, per intenderci, siamo a 10 minuti dal Duomo. Lì la periferia arriva subito, perché da quel lato Milano è molto corta e a sud c'è il parco agricolo, però siamo nel pieno della città. Posso anche dire nel pieno della Movida, in un quartiere oramai anche abbondantemente gentrificato, che è un neologismo italiano che viene dall'inglese. La gentrification è quel fenomeno per cui quartieri inizialmente popolari vedono per progressioni successive abitanti. Prima artisti, designer che in qualche modo colonizzano l'area perché ha dei bassi costi di insediamento, e subito dopo diventa interviene il mercato immobiliare a rendere quell'area invece interessante e salgono i prezzi. È un fenomeno frequentissimo in ambito urbano, no? Quasi tutte le città arrivano prima gli artisti, insieme, voglio dire, al degrado, perché costa poco, e poi dopo diventa una roba posh per gente abbiente e ricca. Però ve l'ho selezionato perché è un ecomuseo anomalo. Il progetto per questo ecomuseo doveva considerare alcune variabili, esattamente quelle che possono interessare anche voi. C'era il rischio che diventasse un museo della Milano contadina. Interessante, senza ombra di dubbio, anche in vista dell'Expo, che da lì a qualche anno poi definitivamente è stato vinto, eccetera eccetera, con il tema del nutrire il pianeta e così via dicendo. Ma non era il centro per un progetto, quello della Cascina Cuccagna, che soprattutto agli inizi era un progetto partecipato. La cascina era un rudere, un gruppo di persone si mette assieme per evitare che quel rudere diventi albergo, loft, insomma speculazioni immobiliari di vario genere tipo. Prende in carico dal comune la possibilità di gestire questo spazio, e da lì inizia un processo partecipativo per rendere la cascina uno spazio di tutti, riempirla di contenuti, di gruppi che iniziano lentamente a lavorare per creare appunto un senso delle strategie per questo spazio. Poi la cascina, un'impennata, velocemente arrivano dei soldi, questi soldi iniziano ad essere spesi bene o male per il restauro. Una volta passata la fase del restauro, inizia a essere riempita di alcune delle attività economiche e associative che erano state previste fin dall'inizio. L'ecomuseo, che vi racconterò adesso, è un progetto che è avvenuto nel 2009, è una fase intermedia, poco prima del restauro, in un momento maturo e interessante della progettazione partecipata, dove era necessario però buttare il cuore oltre l'ostacolo e iniziare a darsi delle strategie e delle visioni, che fossero il più possibile visioni innovative, perché ci troviamo in un contesto contemporaneo, in una città densa di flussi, di scambi, di relazioni, eccetera, e snaturare quel luogo come una virgola e metterlo semplicemente nella musealizzazione di una storia sembrava un pochino uno spreco. Quindi intorno a questo abbiamo lavorato, ed è per questo che cercherò di raccontarlo. Vi racconterò di un canovaccio che ho in qualche modo ricreato da tutte le esperienze che ho fatto e che vi raccontavo anche prima, che è questo ZUP, nasce come Zuppa Urban Project,
come progetto di rigenerazione urbana per un quartiere d'Ergano Bovisa, area nord di Milano. Un quartiere a Milano vuol dire 150.000 abitanti, per intenderci. Ovviamente uno non lavora in un progetto partecipativo, chiamato così per forza di cose, in base a tutto quello che ci siamo detti, con 150.000 persone, perché sennò diventa una campagna di comunicazione di massa, è un'altra storia. Quindi si selezionano dei gruppi significativi all'interno dei quali far partire delle azioni, ma proprio la sperimentazione di Zup fa capire come si può lavorare per piccoli gruppi, 20, 30, 40 persone per volta, e per processi quasi di allargamento, come no, a cerchi concentrici che mano a mano si vanno allargando quando lanciamo un sasso in uno stagno, andiamo lentamente a coinvolgere numeri molto, molto più ampi e poi numeri significativi rispetto alle tipologie di coinvolgimento. E allora vi racconterò velocemente alcuni degli aspetti e poi prendo spunto da alcune delle azioni fatte con Zup e dal canovaccio di Zup Lab per raccontarvi alcune fasi di un'azione partecipativa che comprende anche l'esplorazione. Lo vedremo attraverso un'infografica, così anche in termini concreti vediamo cosa vuol dire questa documentazione di processo, no? Perché se faccio l'infografica di un'azione laboratoriale vuol dire che da una parte faccio lavorare le persone, ma dall'altra do una rappresentazione ex post che mi permetta poi di propagare nuovamente i contenuti e di spiegare esattamente quello che abbiamo fatto. E vi racconterò poi di questo giardino spazzatura, il giardino di via Carnevali a Milano, è lo stesso quartiere dove siamo partiti con Zup, e questo fa proprio capire, no, come ci sia una prima fase di conoscenza del territorio, mappatura, costruzione delle relazioni e animazioni, e una seconda fase in cui si prendono in mano le ferite del territorio e si va a fondo. Ed è questo lavoro quello che fa la partecipazione, no? Ed è l'aspetto secondo me più interessante. Poi dopo, quando lavoreremo insieme nel laboratorio, dico così perché ci tengo a darvi un quadro completo, per cui è sicuramente un po' pesante adesso stare così tanto tempo ad ascoltarmi, no? Senza lasciarvi spazio per le domande, ma abbiamo tutto il pomeriggio sia per le domande che per l'attività pratica, e ci tengo a darvi questo quadro completo, a rischio di risultare un po', come dire, a rischio di bombardarvi un pochino, no? di informazioni, ma perché voglio arrivare a chiudere il filo di tutto quello che vi sto raccontando, in modo che rimanga l'esperienza. Poi dopo potremmo vedere cosa vuol dire applicare alcuni di questi processi a paesini da 5-6 mila abitanti, o delle esperienze fatte in paesini della Sardegna o dell'Appennino modenese che hanno queste dimensioni qui. Cosa significa lavorare in contesti urbani, non solo Milano ma magari Istanbul, dove mi è capitato nuovamente di lavorare. Cosa significa lavorare con degli strumenti intermedi, e questo è un aspetto che vi prego di notare all'interno dei casi che vi racconterò, è una cosa che anticipavo poco fa. Stiamo parlando di questi processi, abbiamo parlato degli eventi per dare visibilità ai processi, ma bisogna anche lasciare in mano alle persone che lavorano con noi, a noi stessi, quando siamo parte del gruppo di animatori di un processo di questo genere, qualcosa di tangibile. Ogni fase ha necessità di qualcosa di tangibile da prendere in mano. Siamo comunque degli esseri polisensoriali, no? In questo momento stiamo attivando il nostro cervello, ma se usciamo dalla nostra 8 ore con un oggetto concreto in mano, abbiamo l'idea che quell'oggetto è come una sintesi di tutto il nostro percorso di apprendimento. Non vuol dire che tutto il resto lo perdiamo, ma ci aiuta nel racconto. Vedi? Questa borsa, vedi questa ricetta, vedi questa zuppa, per tornare alla zuppa che poi vi racconterò, questa zuppa racconta il mio percorso all'interno di questo paese o di questo quartiere. Io ho fatto questo viaggio, l'ho sintetizzato con questi elementi li ho tradotti con degli ingredienti, e dagli ingredienti siamo arrivati a costruire questa ricetta. Ti racconto la ricetta, ti racconto la storia, ti racconto la mia esperienza, ti metto dentro il processo.
E lo fate per gli altri, per allargare, ma lo fate per voi, per riconoscervi come gruppo, perché un gruppo va alimentato, è come la pasta madre, la partecipazione, ha bisogno di lieviti, di fermenti, e il lievito va alimentato, ha bisogno di nutrimento. E questo dobbiamo considerarlo perché una delle principali complicazioni di questi processi così lunghi è il calo di motivazione. Qui ora partiamo, siamo tutti carichi. Ma fra 6 mesi? Fra 8 mesi? Fra 12 mesi, quando abbiamo appena finito una fase? E questo lo dobbiamo immaginare, no? Allora, gli oggetti, le metafore, i simboli, torno anche a Maria Lai, torno anche a Maria Lai di poco fa, sono funzionali ad aiutarci a riconoscerci, a darci energia, a mettere dentro nuove persone. Sono tutti elementi necessari da considerare. Allora, veniamo alla nostra Cascina Cucagna e a questo progetto per un ecomuseo. Si voleva un luogo da vivere e non da consumare. Questo per una città come Milano è un aspetto particolarmente importante che da un punto di vista sociale anche dell'ambizione. Ed esprime delle esigenze molto vive di una fascia importante sociale di milanesi. E si voleva anche fare, avere attenzione a non musealizzare. È un rischio comune a molti progetti di ecomuseo in generale, per esempio ecomusei fatti in aree rurali o fatti in aree montane. Figuriamoci un ecomuseo in area cittadina, quanto poteva risultare stonato il tema di arrivare a un museo della civiltà contadina. Quindi era assolutamente un'attenzione che bisognava in qualche modo portare. Cosa si voleva fare? Creare e non solo esporre contenuti culturali. Lo declamo quasi, perché mi sembra molto importante per qualunque museo, non per un ecomuseo e basta, o per un ecomuseo urbano. Per qualunque istituzione culturale credo che sia importante avere un'azione di generazione di culture, di idee, non soltanto di esposizione, conservazione e racconto di ciò che è stato. Interpretare, conservare e ricreare il patrimonio culturale, materiale e immateriale del territorio, coinvolgere, sensibilizzare e stabilire relazioni con il territorio e con diversi pubblici. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato, adesso vi elenco le fasi, le leggo così, no? Ma riconoscerete molte delle fasi che vi ho descritto poco fa. Una mappatura delle caratteristiche culturali, intese in senso molto ampio, quindi qui la cultura è la storia del lavoro, la cultura è la storia di una leggenda su una statua. La cultura è il fatto che in quel palazzo c'era una comunità di artisti negli anni 70. Cultura è una cosa ampia, molto ampia. Se lo è una città come Milano, perché non dovrebbe esserlo in un piccolo centro? Cioè, dobbiamo veramente considerare che le identità dei territori non sono cristallizzate. Sono organismi vivi, in movimento, e non bisogna mai rassegnarsi all'idea che l'identità sia quella cosa, la memoria, la storia. È una domanda molto concreta. E nei nostri contesti, che non sono ancora così tanto multiculturali, ma non è detto, dipende. Non ho un'idea adesso se avete comunità di migranti insediate in questo territorio o meno, ma magari ci sono. E allora le memorie dei nuovi cittadini di San Michele di Bari non possono valere come le memorie dei vecchi cittadini. Io, nuova cittadina milanese, perché si capisce che non sono milanese d'origine, no? Naturalmente, valgo quanto il milanese da 4 generazioni o quanto il milanese sardo o pugliese d'origine, che però vive lì dagli anni 60 o 50. Quante stratificazioni di memoria e di identità esistono in un contesto? Quante identità? E quell'identità così composita, come si sta muovendo? Come si sta trasformando? Ragazzi, non siamo dentro un partito, siamo dentro un museo.
Ci potremmo o no permettere di farci queste domande? Io dico di sì, è importante farcene, no? Aiuta proprio anche a vedere il futuro. È un problema per quelle comunità, è un problema concreto, quello di non sapere costruire nuovi scenari di futuro. E succede ogni qualvolta si è troppo fissi in un'immagine, come dire, ciclica del ritorno, dell'eterno ritorno su ciò che è dato, sul fatalistico, no? Diventa un problema concreto, questo qui del fatalismo nell'immaginare soluzioni. Ed è per questo che il ragionamento sulla mappatura delle risorse culturali è un punto fondativo, tutt'altro che ininfluente, perché guardo e osservo tutto ciò che è cultura, in termine diacronico e sincronico, e mettendo insieme generazioni e culture differenti. Perdonatemi se sono noiosa, magari queste sono cose banali, già assodate e tutto, ma ci tengo a specificare quando proprio abbiamo questi termini così sensibili come cultura, identità, comunità, sono tutte parole tutt'altro che neutre. E quindi è bene soffermarsi a riflettere e essere consapevoli che quando poi si lavorerà sui territori, queste parole hanno infinite possibilità di sfumature e di manipolazioni, per cui bisogna essere molto attenti nel dirigere e nel definire le strade. E, la ricerca qualitativa, ovvero interviste approfondite in cui si sta anche 2, 3 ore, ma si può stare anche un giorno intero, più giorni a parlare con le persone. Poi questo è un tema di economia, no? Di economia delle risorse, di tempo ed effettive per poter portare avanti le interviste in un modo piuttosto che in un altro. Direi comunque che andrebbe escluso in un progetto di questo genere un'azione che va su questionari chiusi, con domanda aperta finale. Bisognerebbe proprio mettere in campo la capacità di coinvolgimento e di raccolta di storie, perché poi torna utile in tutti i sensi. E infine, la fase era stata l'ultima di elaborazione creativa dei contenuti dell'Ecomuseo, portata avanti con un workshop che in qualche modo cercherò di descrivervi. E questo workshop era stato intitolato Narrazioni, divagazioni ed esternazioni. Ci sono un po' tre temi: raccolta di storie, possibilità di narrarle, uscire fuori dal tracciato, fare queste divagazioni per permettersi di raccogliere idee nuove, dare visibilità, raccontare, rendere pubblico questo passaggio. E abbiamo messo in piedi quindi, alla fine di tutte le fasi di mappatura territoriale, di ricerca, interviste, raccolta di storie, un laboratorio di esplorazione territoriale in cui ci serviva anche dare un nome a questo Ecomuseo. Come lo chiamiamo? Dare un nome non è una cosa scontata, dare un nome significa vocare, chiamare, cercare le vocazioni, no? Sto un po' giocando intorno a questa attività. E non è affatto una cosa scontata, significa decidere come ci si racconta, come ci si descrive, come ci si presenta, come si è chiamati, interpellati, riconosciuti. E quindi un po' la domanda chiave era quale nome per il nascente Ecomuseo, ma questa domandina così apparentemente semplice semplice va dietro tutto questo tema delle vocazioni, in una chiave appunto contemporanea che non fosse fissa sulla conservazione e sulla tradizione. L'output era un documento, doveva essere ed è stato un documento prodotto dal workshop, scusatemi, qui c'è un errore, non del, ma dal workshop, con la trascrizione e la rielaborazione dei vari documenti, una scatola di cartone, una borsetta di tela, due cose concrete, una scatola di cartone, una borsetta di tela, un documento che è il classico output di un progetto di ricerca e di progettazione. Cosa facciamo quando costruiamo un progetto? Alla fine abbiamo scritto un progetto. Cosa emerge di tutta un'attività di mesi e mesi e mesi? 60, 80 pagine di progetto. Chi è coinvolto nelle 60, 80 pagine di progetto?
se va bene, gli addetti ai lavori, qualche illuminato funzionario dei vari enti pubblici di riferimento o di committenza e qualche politico particolarmente interessato alla vicenda. Poca gente. Mesi di lavoro, eh? Non so quante persone magari coinvolte. Un documento. Quando va bene, una bella presentazione, fatta con PowerPoint, naturalmente, oppure un racconto. Ecco, iniziamo a lavorare sugli oggetti e iniziamo a lavorare sugli oggetti partendo dal workshop stesso. Al workshop le persone che venivano invitate avevano degli oggetti di partenza, che diventavano delle scatole contenitore, come delle valigie che andavano a riempirsi mano a mano di souvenir di viaggio, diciamo così, no? Queste scatole poi sono diventate in una fase successiva degli exhibit, iper semplici, con degli audio racconti iper rudimentali, tratti dalle interviste fatte. E vedete come del maiale non si butta via nulla per tirare fuori una grande regola, no? Di economia degli sforzi e delle energie e della progettazione. La fase di ricerca è finita in un exhibit. La fase di coinvolgimento, che potrebbe essere un laboratorio per addetti al settore multidisciplinare che mi aiuta a costruire la vocazione e il nome e il branding di questo ecomuseo, è diventato esso stesso una parte di Exhibit ed è stato poi utile per fare bene questo lavoro con i cosiddetti esperti, per non avere 15 prime donne, ognuna che racconta la propria meravigliosa e non se ne esce fuori. Per arrivare a una sintesi dopo il meraviglioso brainstorming, una sintesi concretamente rappresentabile in 6 facciate di un cubo di cartone. Con ogni faccia un percorso e un pezzo del percorso preciso. La borsetta di tela è stato uno sforzo ulteriore che abbiamo chiesto ai partecipanti di andare a raccontare l'esito finale, quindi l'estrema sintesi di questo lavoro e quindi ciò che per te dovrebbe essere questo ecomuseo. Raccontamelo disegnandomi questa borsa. Borsa di tele comprate da un iper lì vicino nell'ottica di lavorare su una sponsorizzazione futura. Noi avevamo avuto il tempo, avevamo iniziato a prendere i contatti, noi avevamo avuto il tempo per chiudere e lavorare bene, abbiamo detto iniziamo, quindi da una faccia il marchio di questi, dall'altra faccia libero da disegnare a misura delle idee dei partecipanti. Sempre per dire come tutto, no? Vi descrivevo la treccia prima, attenzione, cioè io ora vi sto bombardando, quindi mi rendo conto che uno possa fare fatica a tirare fuori il filo, ma c'è un filo preciso, di cui uno prima si definisce la ricerca, poi va a costruire i temi portanti, poi dai temi portanti fa le azioni di coinvolgimento, dalle azioni di coinvolgimento stabilisce determinati output ed impatto sociale, in questo caso nella costruzione della relazione fra il museo e il territorio. Però ci sono delle azioni parallele, la comunicazione per esempio, il fundraising per esempio, e devo sapere che alcuni pezzi di ricerca mi sono utili nel racconto e che il racconto è utile per tanti pubblici e ho dei pubblici interni, cioè il mio gruppo di lavoro è un pubblico, questo ce lo dobbiamo ricordare. Quando si fa qualunque genere di progetto, c'è anche quello che viene chiamato il cliente interno, è il mio collega. Il cliente interno. Quindi io mi devo dotare di strumenti che mi permettono di continuare a lavorare insieme. Questo era soltanto per fare il punto, per dirvi che mi rendo conto della possibilità di confondersi, ma c'è una regia e un canovaccio. Molto attento in realtà. Fasi di lavoro durante il workshop abbiamo avuto, fasi di lavoro in gruppo, in cuccagna, moderate e ritmate, fasi di lavoro singole a gruppi libere, di esplorazione, di rielaborazione, fasi di lavoro di raccolta e di sintesi, moderate e libere. Ecco i 3 tempi di una qualunque esplorazione territoriale, esattamente ciò che faremo noi questo pomeriggio. Una fase di lavoro moderata e ritmata. In aula, una fase di lavoro libera, ma con dei tempi, dei temi, degli obiettivi e delle azioni da compiere
nel territorio, una fase di lavoro di nuovo ritmata con una regia per andare a sintesi e costruirci delle prime ipotesi rispetto ai temi che poi ci daremo durante l'esplorazione. Quali sono gli spunti metodologici? Riprendiamo ciò che vi ho già citato, la passeggiata trasversale o l'outreach che viene fuori da tutte le metodologie partecipative o di coinvolgimento di comunità. Fasi di brainstorming, per cui anche se siamo in un gruppo d'azienda, alcune tecniche vengono utilizzate, perché non utilizzarle nella partecipazione? Ovviamente vanno utilizzate. Meta planning o azioni di visualizzazione della discussione, per cui non è l'idea di Tizio, ma è il pensiero sintetizzato all'inizio in un post-it, in una scrittura, in una parola chiave da cui il gruppo prosegue nell'elaborazione. Motivo per cui non dovrebbe, se ben facilitato tutto questo percorso, svilupparsi l'affezione alla propria personale idea, ma partire da un punto e collettivamente elaborarlo per arrivare ad un altro. È un passaggio molto interessante, soprattutto per comunità che possono avere delle conflittualità anche da protagonismo. Ed è un passaggio importante per garantire che tutti dicano la loro, non soltanto i più estroversi. E poi questo Play Forti, che è un libro gioco di Zhao Zhou, è pubblicato dalla Corraini Editore, ma come vi ho detto, le picture cards sono metodi sviluppati quasi ovunque oramai. Zooplab ha il suo kit oramai di picture card ed è una tecnica che almeno io personalmente uso moltissimo anche con carte d'artista, per cui uso carte che non vengono sviluppate per il design strategico, ma le uso per far lavorare i gruppi in questo modo, per cui una volta si prende la mano è un ottimo strumento. Si individuano dei kit, degli strumenti, il kit dell'esploratore, quaderno, penna, borsa. Elementi, domande lungo il percorso, promemoria di quello che si deve fare, sticker, cioè la fantasia può essere infinita e a seconda dei casi il kit dell'esploratore è sempre stato diverso. È anche un momento questo in cui, nel momento in cui siamo già nel percorso partecipato e sto costruendo dei laboratori di coinvolgimento che usano l'esplorazione come una delle modalità per fare delle azioni collettive, anche ludico-esperienziali, io posso brandizzare, perdonatemi la deriva strategica nel linguaggio, brandizzare questa attività. Potrebbe essere l'occasione per chiedere una partecipazione economica e quindi iniziare a fare micro fundraising. La borsetta completa di tutto costa 10 euro. La puoi prenotare, puoi comprare, bla bla. Ed è un'azione micro fundraising. Se arriviamo a 1000, finanziamo il prossimo laboratorio evento, la prossima tavolata in piazza, e chi più ne ha più ne metta, no? Potremmo anche dire che finanziamo l'attività di 10 volontari nel tenere pulita la piazza antistante il museo. Qualunque cosa. Basta che sia dichiarato, evidente, tracciato, trasparente, eccetera, eccetera. E poi la famosa scatola che vi avevo raccontato, chiamata scatola di viaggio, che sintetizza 6 fasi di lavoro. Nel coperchio il chi sono, qui si chiedeva di portare un oggetto che comunicasse brevemente agli altri. Chi si era. Questo perché ogni fase partecipativa ha bisogno di una incredibile cura in due momenti, l'entrata e l'uscita. L'entrata è il momento di presentazione, dobbiamo conoscerci e rompere il ghiaccio. L'uscita è il momento in cui si stringe e bisogna uscire con qualcosa in mano, qualcosa di concreto. Dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare, se no mettiamo in moto le solite dinamiche. E dobbiamo uscire con l'idea del percorso fatto, con la rappresentazione del percorso fatto. Momento di entrata e di chiusura sono essenziali. Se per qualche motivo dobbiamo fare azioni molto brevi, comunque un momento bisognerà giocarlo sull'entrata e sull'uscita. Le previsioni, le cartoline, saluti da Milano. Cartolina uguale stereotipo per eccellenza.
E abbiamo iniziato a giocare sugli stereotipi. Abbiamo fatto una fase di brainstorming chiamata cuccagna storming, quindi apriamo il possibile su che cos'è la cultura, che cos'è vivere la contemporaneità, su che cos'è Milano, che cosa ci sorprende a Milano, perché quel posto è un luogo di Milano, non è un luogo di quel quartiere lì. Questo anche per capire come non chiudersi in un recinto geografico, ma provare ad aprire e a darsi degli spazi alti di manovra. Abbiamo fatto il disegno sulla carta per poterlo poi confrontare, abbiamo svolto l'esplorazione del territorio e infine la fase di sintesi che portava verso le vocazioni di questo spazio ecomuseale e verso contemporaneamente la produzione di questa borsetta. Abbiamo avuto come risultati un magazzino delle idee molto ampio a cui attingere, alcune parole chiave molto importanti, intervalli, anomalie, ozio, pausa per Milano, incredibilmente importanti. E chiavi di lettura importanti per capire il territorio, per interpretarne i bisogni e le necessità, anche in funzione di progettazione culturale. Quali sono i rischi di fallimento di un'operazione di questo tipo, ma che valgono per qualunque operazione di tipo partecipativo? Se noi abbiamo una governance debole, poco chiara, che non ha deciso quali sono gli obiettivi strategici, se il processo decisionale non è chiaro, non è chiaro chi prende le decisioni. Se il processo decisionale, anche se chiaro, se gli obiettivi strategici, anche se definiti, hanno delle frammentazioni al proprio interno, per cui non tutti sono d'accordo all'interno dell'organizzazione, diciamo così, o del territorio all'interno del quale si opera. C'è quindi un rischio di fare molto rumore per nulla, se non c'è certezza decisionale sul seguito del proprio lavoro. Considerato questo rischio, nel momento in cui si progetta la partecipazione, sapendo che i contesti italiani mediamente sono tutti come li ho descritti, con governance deboli, oppure deboli da un punto di vista strategico, ma forti da un punto di vista politico, oppure frammentate, c'è chi sa cosa vuole, eccetera, eccetera, ma non tutti sono d'accordo all'interno delle amministrazioni di riferimento, eccetera, eccetera, bisogna considerare i rischi e fare, come dire, delle previsioni di mitigazione del rischio. Vorrà dire che le premesse saranno meno altisonanti. Non dirò e ora cambiamo il mondo, perché risulto ridicola e improprio se non appena si verificano i primi ostacoli. Non vuol dire che io punto basso, bisogna puntare alto, ma la narrazione di quello che farò sarà studiata appositamente in modo da poter gestire gli stop and go che questi processi possono avere. Stop and go, cambi di leadership politica, cambi di governance istituzionale, di riferimento, molteplicità potrebbe essere anche in positivo, Cioè addirittura il processo e il progetto piace, si allarga il numero degli stakeholder, quindi non per forza in negativo. Ma aumenta la complessità, necessita comunque un momento di stop per capire come gestirla, no? Quindi è per questo che bisogna calibrare bene la comunicazione e lavorare con intelligenza, ecco, su tutte le varie fasi. Questo per concludere il caso della Cascina Cuccagna. Dal caso della Cascina Cuccagna io arrivavo nella mia esperienza ad avere oramai inanellato una serie di esperienze in cui il processo partecipativo era seguito in modo pedissequo da un punto di vista metodologico, dei canovacci metodologici, eccetera, eccetera, con alcune fasi finali di un certo genere. In altri casi avevo partecipato a processi partecipativi con realtà culturali, con artisti, eccetera, eccetera, avevo verificato l'importanza dell'oggetto e di azioni forti che mettessero in luce il processo. Da tutte queste considerazioni, per me nasceva l'esigenza di provare a costruire
un modello efficace ed efficiente nella gestione di alcune fasi di partenza di un processo partecipativo. Ed è per questo che nasceva nel 2010 Zuppa Urban Project, che è diventato nell'ultimo anno del Recipe for Change. Nasceva come rigenerazione urbana, lungo la strada capiamo che le esperienze sono così tante, sia di tipo territoriale, sia non solo di tipo territoriale, capiamo che stiamo elaborando un progetto e stiamo lavorando con una cassetta degli attrezzi che fa rigenerazioni di idee. E adesso vi faccio vedere magari una breve carrellata e soprattutto l'infografica di questo percorso. Ecco qui, un po' di immagini. Vedete lì, in quella specie di barchetta, nell'origami, c'è un elemento che. Ci sono due elementi che voglio farvi vedere di questa immagine. Il vecchio marchio che era il ma nostro marchio fino a pochi mesi fa. Zup, scritto con caratteri tutti diversi. Poi c'era Zuppa Urban Project, ma guardate che se andate online a cercare Zuppa trovate la stratificazione di tutto, anche perché è in corso d'opera il cambio di brand, in cui ci vorrà molto tempo prima di avere un'immagine pulita, coerente, eccetera. Comunque nasceva come un progetto di rigenerazione urbana. C'era questo tema di lavorare in un quartiere misto, pieno di realtà culturali di ogni genere e tipo, non solo in termini comunitari, etnici, le comunità egiziane, quelle cingalesi, eccetera, ma proprio comunità e le culture. Io come libera professionista che lavoravo in quel quartiere, io come madre che vivo e lavoro e frequento quel quartiere, io come giovane donna di 35, oramai 41, insomma 30, 38 anni, quelli che avevo allora quando partivo, adesso ne ho 41, e le mie esigenze rispetto al modo di usare e vivere un quartiere, eccetera, eccetera. Cioè la stessa persona, per esempio, tre culture diverse. In quel momento, no? Quasi in compresenza. Il termine comunità, culture lo usavamo in un senso molto largo. E che cos'è una zuppa? Non è un miscuglio di ingredienti di molti tipi e generi diversi che esiste in quasi ogni cultura gastronomica del mondo, un piatto povero, molto saporito, quasi sempre. E anche il classico piatto svuotafrigo, cosa c'ho? Zazzazza, via, fatto, no? Ed è una metafora del miscuglio dove tu quando assaggi una zuppa non ti rendi conto più che cos'è fagiolo, che cos'è zucchina, che cos'è carota, è un po' un sapore ben mescolato, no? Quando è fatta abbastanza bene. Ecco, allora era una metafora, eravamo alla ricerca di una metafora. Ma concretamente cosa unisce di più di un piatto di cibo? Nulla. In questo siamo perfettamente italiani, lo sappiamo, no? Il cibo è sempre nei nostri discorsi, sempre nei nostri ragionamenti. Parliamo di cibo anche mentre mangiamo, pensando ai futuri piatti che cucineremo, che abbiamo cucinato, che potremmo aver cucinato, eccetera, eccetera. È proprio parte del nostro DNA. È una cultura, è un sapere fortissimo che abbiamo tutti, indistintamente dalle regioni e dalle aree di provenienza. Allora avevamo bisogno di una metafora, avevamo anche bisogno di un oggetto concreto. Questo oggetto concreto è diventato la zuppa. E in questo caso vedete due cose: un marchio che nasce con questa idea di raccontare il miscuglio e quindi un lettering diverso per ogni parola quasi del marchio zuppa. Un cucchiaio, perché c'è questa idea di avere un oggetto che poi è un oggetto che è diventato zappa, lente di ingrandimento, quindi generativo di idee, di osservazione, specchio di riflessione, eccetera. Quasi didascalico, eh? Rispetto a tutto quello che questo progetto di rigenerazione urbana voleva portare avanti. Noi, alla nasce, lo sapete perché ve l'ho detto prima, che io lavoro nel marketing strategico e nella partecipazione. Nasce il 2011
perché quelle erano le mie competenze, avevo inizialmente bisogno di avere un marchio forte per una linea di attività e di prodotti. E si sviluppa inizialmente in questo quartiere, non capisco perché non me lo fa vedere nel modo giusto. Vediamo se ora è centrato. Ok. E nasce per occuparsi di rigenerazione urbana, vi dicevo, elaborando questo canovaccio metodologico che inizialmente mischia il cibo, l'esplorazione urbana, il racconto e la raccolta delle storie, la condivisione delle storie e dei percorsi e infine la creazione, ultimo ma non ultimo, di scenari diversi per la trasformazione. Inizialmente degli spazi urbani, successivamente di determinati temi o aree di problemi. Nasce e si radica in un quartiere di Milano, ad Ergano Bovisa, dove tutt'oggi, se si dice ZUP, pensano che sia un'associazione di quartiere che vive lì, che opera, che fa delle cose, no? Ma nasce come un progetto di una consulente che vive lì, ma non c'è un'associazione dietro, quindi è una cosa curiosa, ma che fa capire quanto è stato assorbito dal quartiere il progetto. Dal 2011 in poi sconfina molto velocemente di quartiere e di tema. Non solo uno sconfinamento di territorio, per cui si fa in altre aree milanesi, in altre città, non solo Milano, eccetera, ma proprio di tema. Lavoriamo con gruppi di creativi sulla descrizione di alcuni problemi, lavoriamo all'interno delle imprese sociali per capire come fare innovazione strategica e usiamo alcune parti del canovaccio, non tutte, non sempre tutte, non sempre le stesse, ma alcune parti del canovaccio che hanno sempre al centro questo tema di costruire un po' lo scenario di trasformazione delle idee, no? O dei territori. E, per cui velocemente vedete qui ci sono alcune foto che fanno vedere Bologna e questa è una delle picture card un po' rudimentali in questo caso fatte per raccontare gli stereotipi di Bologna, il tortellino, cosa c'è di più interessante del cibo a Bologna. Poi era curioso lavorare con la metafora della zuppa, non a Milano, che è una città lassa, che non ha questo culto del prodotto tipico come ce l'ha tutto il resto d'Italia, ma andare nel tempio tradizionalmente della gastronomia come può essere Bologna. E ha funzionato benissimo, cioè funziona la metafora. Funziona il canovaccio, questo è interessante. E a fianco invece vedete un co-housing, cioè uno spazio di nuova generazione nell'edilizia pubblica e privata, con tutti i criteri ecologici, ma anche di costruzione di comunità, dove abbiamo lavorato proprio nella costruzione di un progetto comunitario per gli abitanti di questo nuovo comparto residenziale. Questa foto vi fa vedere un lavoro invece fatto, la ricetta, l'afrodisiaco per la creatività, la ricetta, una delle tante ricette elaborate da un gruppo di creativi all'interno di Impact Hub Milano. Voi avete Impact Hub a Bari, è una rete internazionale. Allora, l'idea è riattivare, ideare e riattivare, facendo possibilmente un'azione di shock. Cosa serve per cambiare idea? A volte uno shock. A volte uno shock, a volte abbiamo bisogno di qualcosa di caldo per avvicinarci alla possibilità di cambiare. Cosa c'è di più caldo di un piatto, di una zuppa? Cioè, la stessa idea dà proprio l'idea di coperta, di caldo, di accoglienza. Passaggi difficili da fare all'interno di alcuni territori vengono mediati con il fatto che non ti metto dritto davanti al problema o al salto che dovresti o potresti dover fare, ma ci arriviamo morbidamente, giocando, fra virgolette, esplorando, costruendo insieme. Gioco, esplorazione, costruire insieme, significa che perdiamo tempo. Sono quelle divagazioni funzionali al lavoro e quell'attivazione del pensiero laterale che dicevamo poco fa. È necessario di tanto in tanto uscire fuori dal tracciato, è necessario far giocare gli adulti, è necessario fare delle esperienze che almeno in apparenza cioè sono ludiche, non in apparenza, lo sono, ma non sono solo ludiche e dal gioco in realtà emergono degli altri passaggi. Vabbè, qui gli Zoop Lab che sono stati elaborati, è come dire la linea d'offerta che io ho portato avanti, ma non ci soffermiamo, semplicemente volevo farvi notare come è cambiato il marchio.
non è vietato cambiare il marchio. È opportuno ogni tanto cambiare il marchio. Dal 2011 a oggi si è sviluppato così tanto e non era più adeguato questo marchio così carino, perché era molto bellino, sono molto affezionata a quello vecchio, però non era più adeguato e poi ci metteva in confusione con altre cose, con altre realtà, solo territoriali. Questo lo dico perché della partecipazione, sinora stiamo parlando in termini di progettazione partecipata finanziata. E se la progettazione partecipata si autosostentasse in qualche modo? Appunto, allora il ragionamento effettivamente si muove, beh, una parte bisognerà comunque andarla a finanziare anche con progettazione europea, con tutti i bandi che comunque su queste aree si muovono, eccetera. Ma se lungo la parte finanziata io costruisco dei moduli sperimentali che hanno come degli spin-off, diciamo così, che diventano dei prodotti ludici esperienziali, qui vado in basso, kids e soprattutto souvenir. Souvenir è come un percorso di turismo alternativo. Da cosa nasce? Ogni volta che lavoro nei territori, solo la mappatura del territorio, che è una fase di ricerca, mi produce una tale conoscenza di quel territorio, ma magari non è funzionale se io faccio coesione sociale. Il turismo non è minimamente, diciamo, nelle chiavi di lettura di quel territorio, no? Però mi risulta, come dire, un patrimonio di conoscenze sprecato. Secondo del maiale non si butta via nulla. In realtà tutti questi laboratori di zuppe producono delle ricette, producono delle gli itinerari che sono alla base di queste ricette. Ricette e itinerari diventano da una parte un modo per propagare, allargare la base di coinvolgimento, quindi prosegue il percorso di partecipazione, ma possono anche essere messe facendo l'adeguata selezione, lo studio di mercato di fattibilità, eccetera, sul mercato e vendute come esperienze ludiche, di intrattenimento, di trekking urbano in questi casi, invece di vero e proprio trekking cittadino, ambientale, di esperienza, di format esperienziali che appunto si svolgono nei territori, nei centri abitati, eccetera. Allora, il ragionamento sul branding, torno a dire, ha tante fasi. Comunicazione interna, comunicazione esterna su diversi pubblici, e tutte più o meno si dovrebbe poterle considerare. Alla fine noi diventiamo del Recipe for Change, il core business dell'attività è vendere il metodo di accensione del cambiamento con dei lab più corti, che anche quando sono cortissimi lasciano qualcosa. E altri percorsi invece più lunghi, che vanno in accompagnamento, dove effettivamente andiamo a fondo delle situazioni. Attività dove i bambini giocano a trasformare la città, e chi ha mai messo in gioco il punto di vista dei bambini nella progettazione partecipata? È un'azione importante, difficile, di nicchia, molto interessante per il tipo di impatto che potrebbe avere da un punto di vista sociale nel migliorare le condizioni di vita di un'area o di un territorio. Infine questa parte qua turistica, ma arriviamo al dunque, anche rispetto alla nostra giornata di oggi. Sullo sfondo vedete questa infografica, adesso ci torniamo, io vi lascerò anche questi materiali, qui c'è una scheda con tutte le collaborazioni che abbiamo nel frattempo attivato, che fa un po' capire come si lavori a tutto tondo, e quindi che si considerino veramente tutti i livelli di costruzione, di visibilità, di riconoscibilità di un progetto, di un marchio, di un percorso, di un processo, e le reti dentro le quali noi siamo inseriti. Questa immagine che abbiamo preso da un fotografo professionista che era presente in rete fa riferimento a un'azione che poi è legata a quel giardino spazzatura. È stata un'azione, si intitolava Io sono un carrello, un laboratorio fatto all'interno del giardino spazzatura, dove insieme a vari pacchi di spazzature spesso sono abbandonati anche i carrelli e la spazzatura.
talmente tanto spesso che a quel punto quei carrelli bisogna tenerli lì e farci qualcosa. Questo è cambiare il punto di vista, non continuare a vederli come solo dei problemi, magari diventano delle risorse, diventano un elemento di arredo urbano alternativo che mi permette di giocare in modi nuovi con gli usi dello spazio, combattendo ovviamente il degrado, sto dicendo che ci abituiamo. Qua continuate a vedere un pochino l'evoluzione strategica del marchio. Questi materiali potrete vederli con comodo quando ve li consegno, ma andiamo a vedere questa infografica. Vediamo se riesco a ingrandire, perché così ho paura che non si riesca. No, allora devo uscire e andare a mano. Allora, perché vi voglio far vedere questa infografica? Perché lavora su un'esperienza di 2 giorni, molto più lunga di quella che faremo noi oggi, no? Noi dedicheremo 3-4 ore al pomeriggio, ma tutti i tempi, i ritmi, le azioni, le microazioni necessarie a fare bene un'azione di questo tipo. E allora ci tenevo un pochino a osservarla insieme a voi, perché voi possiate in qualche modo capire che oggi facciamo una versione sintetica, tiriamo fuori le pillole, come posso dire, distilliamo alcuni passaggi. A farla bene dovremmo dedicare un pochino più di tempo, a farla fare ad altre persone non possiamo pensare di tenerli 2 giorni, quindi nuovamente bisognerà andare a distillare nel momento in cui diventa un'azione partecipata, che è comunitaria, per gruppi, eccetera. Bisognerà di nuovo andare a distillare, ma in modo sapiente, sapendo costruire bene il percorso. Allora, c'è un primo momento in cui si fa accoglienza del gruppo, vedete che è un momento essenziale. Qua, in questo momento essenziale, che cosa succede? Elemento che spesso viene, come dire, dimenticato. C'è del comfort food. Quando uno arriva a casa vostra, cosa fate? Tieni, siediti? No. Vuoi dell'acqua? Vuoi del caffè? Vero che c'è sempre un momento caldo di accoglienza. È identico quando si inizia a lavorare con i gruppi. E generalmente, soprattutto in ambito associativo, questa azione qua, che fa parte del nostro DNA, perché l'ospitalità sappiamo tutti che cos'è, lo sappiamo per esperienza personale, questo momento è sempre trascurato. Invece è un momento fondativo, fondamentale, perché inizio a riscaldare il gruppo, inizio a costruire il gruppo fin dalle prime presentazioni. Poi c'è un momento in cui vado a lavorare sulla costruzione del patrimonio del gruppo. In questo caso sono gli stereotipi, sono i luoghi comuni. Milano è puntini, puntini, puntini. E qui inizia tutto il ragionamento, no? Noi qui abbiamo delle picture card che già definiscono dei luoghi comuni. Sono volutamente non esaustive. Quindi ci saranno una ventina di luoghi comuni su Milano. Lasciamo volutamente delle schede aperte per aggiungere altri luoghi comuni. Comunque emergono più o meno una serie di aree di riferimento: città del denaro, città della moda, il Duomo, le fabbriche dismesse, l'archeologia industriale, la fretta, la velocità, bla 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 bla, il grigio, la nebbia, i tram, tutto quello che volete, cioè luoghi comuni, no? Si va subito dopo verso il terzo passaggio, il ribaltamento, le nuove ideazioni, i punti di svista, no? Nuovi punti di vista, punti dove vado a vedere in modo diverso. Come lo facciamo? In questo caso, sempre perché ho orchestrato questo strumento all'interno degli Zoop Lab, e lavoriamo con gli stereotipi, con delle immagini, delle picture card che sono state già definite. In altri casi andiamo lavorando, inventandoci semplicemente con delle domande il modo in cui ragionare su nuovi punti di vista sulle città, sui territori. Si disegna l'itinerario, un momento fondativo, importante. Ci diciamo dove andremo. Poi c'è la libertà statutaria
di scantonare per qualunque motivo. Deciso e vado dritta attraverso quest'arco, in realtà mi viene la curiosità di andare a destra. Lo faccio. Poi al ritorno descriverò qual è stato il mio percorso reale, motivo, momento per momento, perché ho scantonato. Quindi vado avanti a fare questa esplorazione, a riscoprire la città, a camminare per le strade, a essere curioso, a guardare, osservare, ascoltare, annusare, toccare, a affacciarmi, proprio a curiosare, senza ritegno, alla ricerca della sorpresa, della bellezza, delle culture diverse. Durante l'esplorazione spesso ci diamo come obiettivo di ricevere degli SMS, quindi in pochissimi caratteri la storia di quello che stiamo vedendo, fare immagini, a volte utilizziamo gli sticker, dico a volte, non sempre, infine al ritorno si racconta l'esperienza in un modo anche abbastanza approfondito. Le frasi, le fotografie raccolte, eccetera, eccetera. A quel punto si sono già definiti gli ingredienti essenziali del viaggio. Mi ha colpito in modo particolare quell'area, quella ciminiera, quell'area industriale, quel palazzo, quel pezzo di territorio, perché mi ha dato l'idea di un paese. In questo quartiere così denso che, di città, ho trovato un'area come di paese. Questo è un elemento importante del racconto di viaggio di quella persona. A quel punto sono squadernati gli ingredienti concreti, cioè di qualunque genere e tipo. Ci sono zucchine, cavoli, quello che volete, spezie, sono sia presenti che in qualche modo evocati attraverso delle tabelle, e viene fatto un abbinamento libero, a piacere, rispetto all'associazione libera che fa ogni singolo partecipante rispetto alle varie elementi, quindi da elemento del viaggio si passa a ingrediente di questa possibile esperienza e l'ingrediente viene composto in una ricetta. La ricetta viene a volte cucinata assieme, a volte no, questo dipende dalla lunghezza. Questo laboratorio qui, sì, veniva cucinata, poi è stata raccolta ed è diventato un ricettario. Il ricettario è stato l'occasione per far fare un'adozione di queste ricette a diversi ristoratori del quartiere. E dal quartiere poi, facendoli aprire fra l'altro di sabato, dal quartiere poi è ulteriormente uscita, è andata in altre aree della città, in altre aree, perché comunque ne parlo frequentemente, non soltanto della città. Allora, prima che muoia il mio computer e prima di riuscire a metterlo in carica, ma io ho un altro. Questa è una chiave. Dici che è la stessa? Scusate l'interruzione. Temo di no. No. No, perfetto. Allora, prima che muoia la visualizzazione a schermo, ma non significa che non posso raccontarvi quello che avevo previsto di raccontarvi, andiamo avanti con il. Torneremo allora sull'infografica, torniamo quando riflettiamo in sintesi sulla fine dell'esperienza che abbiamo fatto e che faremo questo pomeriggio, no? Ci servirà come canovaccio di confronto, quali fasi abbiamo osservato, quali no, come rendere meglio la restituzione anche della nostra esperienza. Andiamo verso questa esperienza molto molto concreta, cercando di capire quali sono state le fasi e come queste fasi hanno guidato in qualche modo tutto il lavoro, come hanno prodotto di volta in volta come degli spin-off. Animazione iniziale con delle fasi di ricerca, con la ricerca entrata direttamente dentro le fasi di coinvolgimento, anche se è stata molto approfondita, costruzione di rete, avvio della comunicazione. Parte di esplorazione con quel laboratorio di cui abbiamo fatto l'infografica, su quale abbiamo riflettuto producendo poi l'infografica, reinterpretazione nuovamente del territorio, creazione di prodotti e nuovamente comunicazione. Tra i primi spin-off, lo Zoop Lab.
questo piccolo laboratorio esperienziale che può essere fatto con 3-5 ore, può avere una valenza ludica. Ci divertiamo nell'esplorare la città, può avere una valenza di avvio di un processo partecipativo. In entrambi i casi può essere venduto autonomamente dall'intero processo. Lo dico visto che c'è l'esigenza di sostentare le attività e sostentare il gruppo di lavoro e il proseguio della partecipazione, del progetto partecipativo, ma non è l'unico. Dei potenziali spin-off, perché lungo la strada di format esperienziali ne abbiamo elaborato almeno una decina, tutti molto belli, tutti molto interessanti. Naturalmente poi ci sono delle valutazioni di mercato che abbiamo fatto, per cui alcuni li abbiamo tenuti e proprio selezionati da mettere in produzione, diciamo così, altri sono rimasti nel nostro carnet di offerta, ma non andiamo più di tanto a spingere per motivi anche di capacità produttiva. Le fasi di ZUP, la partecipazione inizialmente va con la rete locale nel 2012 e 2013, per cui è un secondo anno di lavoro. Si costruisce una rete locale e questa rete locale va a costruire un gruppo locale. Questo gruppo locale fa degli incontri di staff in cui si passa un metodo, c'è un apprendimento dal fare, si inizia a lavorare su alcuni calendari, alcuni incontri, ad avere collaborazioni con artisti, musicisti, attori e ad allargare progressivamente la rete. Anche in questo caso i commercianti iniziano ad aiutare. Già nella prima fase avevamo avuto i ristoratori che tenevano aperto il sabato per adottare la zuppa. Abbiamo calcolato che come sponsorship tecnica questo coinvolgimento dei ristoratori è valso 10.000 euro. Per cui, capite bene, non è poco. Inoltre abbiamo dato una possibilità doppia o tripla di partecipazione ai ristoratori. Quella massima era prendi, adotti la zuppa e la cucini per noi e tieni aperto di sabato. Ma chi non aveva voglia di entrare così tanto in gioco poteva anche soltanto raccontarci una storia. L'avremmo intervistato e diventava una storia di quartiere. Se andate poi sul blog, che ha veramente tutta la stratificazione del progetto e tornate indietro negli anni alle esperienze del 2011, vedrete tante storie dal quartiere, mini video, che danno proprio il punto di vista sul quartiere da parte dei commercianti. Per noi anche quella è stata un'operazione interessante, di people raising potremmo dire, no? Di costruzione di una comunità che collabora e che collabora con le storie. E in questo caso, intorno al giardino della spazzatura, abbiamo avuto, beh, a questo punto spengo il proiettore, in attesa di trovare il modo per casomai riaprire la batteria, ricaricare la batteria. In questo caso abbiamo avuto la collaborazione di commercianti che stanno intorno al giardino devastato. Per cui questo giardinetto, che sarà grande come questa camera, molto bellino perché è un punto di pausa in un'area densamente abitata, quindi è come un momento di respiro, è devastato da una discarica abusiva. E c'è il giardino carino, è un'area limitrofa dove la gente butta qualunque porcheria. Intorno c'è tessuto abitato, per cui ci sono commercianti, abitanti, c'è di tutto. A furia di vederci in quel giardino, a fare iniziative di ogni genere, tipo a vederci con ogni condizione climatica, pioggia, neve, eccetera, a volte anche solo per stare lì, incontrarci, dirci due cose, i commercianti spontaneamente hanno iniziato a partecipare a questo processo con un doppio registro, cioè un registro fatalista che comunque permane, qui sono 40 anni, non cambierà mai nulla. Al contempo però durante l'estate è andato l'acqua alle piantine, senza farle morire. Quando facciamo qualcosa ci danno in dono teglie di pizza, perché c'è un panettiere oppure di focaccia. Il bar ci fa usare l'elettricità se abbiamo da mettere gli amplificatori per la musica, eccetera. Quindi c'è una condizione concretamente cooperativa al di là della narrazione un po' sfiduciata che viene fatta. Comunque,
collaborano, aiutano. Questo è molto interessante, è un aspetto che sottolineo, perché nella riflessione sui processi va considerato il doppio registro sul quale le persone comunque si muovono. Questo era il 2012-2013, il progetto, lo ricordo, inizia nel 2011-2012 con la fase di animazione, 2012-2013 si concentra sul giardinetto spazzatura, come dire, individuata la ferita, andiamo a metterci mano, mentre la fase iniziale era di mappatura anche delle cose belle, per cui abbiamo mappato monumenti, una casa disegnata da Gio Ponti, che è una casa privata, che nessuno sapeva che era disegnata da Gio Ponti, una chiesa di Figini Pollini, bellissima, frequentata, ma nessuno sa che quella chiesa è così bella perché c'è dietro anche una mano di due architetti importanti, come dire, delle rilevanze anche di un certo tipo a fianco alle storie interessanti di alcune corti, della vecchia fabbrica di cioccolato, l'unica rimasta a Milano, di tutta una serie di storie, ancora attualmente in funzione questa fabbrica di cioccolato, di tutta una serie di storie che risultano interessanti. Non è come visitare il castello, il Duomo, i monumenti. È un altro tipo di cartolina, visto che giocavamo sulle cartoline sin dalla cuccagna, vi ricordate? Porta la cartolina, saluti da Milano. Perché è importante? Perché nelle cartoline c'è lo stereotipo e c'è il monumento. E tutto ciò che è fuori dal monumento non è importante? Sempre in quella riflessione iniziale, le culture di chi? La cultura di chi? È solo la cultura del Duomo? Che bello, è bellissimo, non sto dicendo di no, eh? Non è oh oh, cioè, invece che porre un'alternativa, riuscire a fare una compresenza e abituarci a ragionare sul vissuto minimo, sulle storie minime, che possono comunque motivare interesse ed essere motivo di movimento anche in un territorio. L'ulteriore allargamento dall'esperienza del giardino è stata di allargamento ad altri spazi verdi, degradati, abbandonati, un po' in disuso del quartiere, e in collaborazione anche col Politecnico e con altre realtà allargare il processo di volontariato, di movimento intorno ai giardini. Beh, ora io i numeri a memoria non me li ricordo, ma se andate a vederli dal blog ci sono anche molto ben dettagliati. Lungo questi 3 anni si vede il percorso, per cui dal workshop di 15 persone, come l'avete visto qui, in realtà arriviamo alle centinaia di migliaia coinvolti, perché ha avuto una rassegna stampa notevole a livello nazionale e cittadino questo progetto. Arriviamo al riverbero sui social network, perché ha avuto un ottimo rimando, soprattutto all'inizio. Arriviamo ai numeri. I fautori del progetto, i 15 ristoratori che hanno in qualche modo contribuito con i 10.000 euro in kind, diciamo così, i 5-6 commercianti che si attivano intorno al giardinetto della spazzatura, i gruppi sempre nuovi, di volta in volta, di 10-15 per volta, ma sempre nuovi. Andiamo a misurare quante persone sono. Va bene, non abbiamo fatto un unico evento da 3.000 persone, abbiamo fatto tanti, continui, che si autogenerano, che producono un riverbero nel tessuto locale, importante. Per cui alla fine è importante tirare fuori questi numeri, soprattutto quando abbiamo bisogno di raccontare l'impatto o di costruire, come dire, delle alleanze con le governance locali che talvolta sui numeri si impigliano, si confondono, scambiano il numero per il risultato, mentre sappiamo bene che a volte i numeri di una piazza piena per la festa della birra non è detto che raccontino di una comunità partecipe e solidale sulla gestione di un bene culturale. Quindi io posso fare anche la festa della birra per motivare, non so, il riallestimento di una sala. Io sono proprio laica in queste cose, no? Io personalmente, poi molti fanno le tirate di scudi, però diciamo facciamo anche una cosa super popolare per finanziarci il riallestimento di una sala, che ha un grande successo. Mi va bene, ha un risultato, una funzionalità, è perfetto.
Ma quell'azione per 15 persone che va così a fondo non è meno importante di questa più di intrattenimento che ha 2-3 mila persone come pubblico di riferimento. E per dimostrarlo abbiamo bisogno di far capire quali sono tutti gli effetti indiretti di questi 15 che di volta in volta si aggregano, si muovono, prendono in carico la cosa pubblica. Come ultimo aspetto da dirvi, questo giardino adesso ha un marchio, un nuovo marchio, va ad autonomizzarsi, non sarà, inizia come ZUP, ma finisce come Comitato Giardino Carnevali e con un suo marchio. Quello è un gruppo autonomo, la gestione dell'uscita dalla tutela, quando è un gruppo che organizza la gestione di azioni partecipate, ma non possiamo rimanere per 10 anni sempre a gestire. C'è un momento in cui bisogna filiare e lasciare che le cose camminino in autonomia, sempre in coordinazione, sempre facendo parte, ma in autonomia. E quali sono le questioni di governance che secondo me dobbiamo tenere in considerazione? E con questo mi sto avviando a chiusura, ma è un tema importante perché è il tema della gestione della partecipazione. Bene, nel caso di ZUP, di questo suo sviluppo, soprattutto nel quartiere di Milano, e il fatto di aver costruito una governance popolare e non istituzionalizzata. Non è un progetto che è una committenza pubblica, è un progetto che è una committenza privata con un forte impatto sociale definito fin dall'inizio. La rete è interdisciplinare ed è interistituzionale. Il gruppo, per esempio, che ha nel giardino non è formalizzato. Dicevo, il gruppo che anima le azioni nel giardino non è formalizzato. Questo è un aspetto che io sottolineo spesso. Se avessimo dovuto fondare l'associazione in fase di avvio delle operazioni di cura e tutela di quel giardino spazzatura, temo che avremmo perso tempo e risorse umane, di tempo, eccetera, anche economiche, in tutti gli aspetti burocratici del fondare un'associazione, dei costi di gestione di un'associazione, eccetera, eccetera. Con questo non sto dicendo guai a fondare associazioni, ma talvolta, scusatemi, ci sono dei momenti di energia informale che vanno colti. Poi dopo si fa il passaggio verso la formalizzazione, perché c'è anche un momento di crescita, di maturità che necessita di un'organizzazione, ma quel fermento informale va saputo cogliere, assolutamente. È fondamentale, a mio parere. Ancora gli aspetti importanti di questo percorso, la capacitazione che il gruppo ha avuto partendo da pistole, telecamere, cancelli, quindi un'azione di chiusura regressiva, conflittuale, di risposta alla conflittualità di quella discarica con altra conflittualità, verso invece la produzione di itinerari, eventi, uso sempre la parola evento col consueto significato, di visibilità di un processo, cioè con una capacità di iniziare a osservare l'esistente anche sugli aspetti positivi e di avere un atteggiamento propositivo e concretamente fattivo. Questa è stata una fondamentale capacitazione di questo gruppo, del primo cerchio poi anche di simpatizzanti, quindi non soltanto di un primissimo gruppo di persone che si sono riunite intorno a questo giardino, ma poi successivamente per cerchi concentrici di commercianti, eccetera. La rete locale che si è andata piano piano a rinforzare, la gestione interna light, continuo a dire che più si riesce a costruire dei processi snelli in termini gestionali, meglio è. E l'alimentazione informale del vero patrimonio di questa
di questa operazione, le persone, il tempo e le idee. I temi critici sui quali magari bisogna ancora riflettere sono quelle della sostenibilità, da una parte, le risorse economiche, di persone, di immaginazione e di idee. Se mi fermo alle risorse economiche, abbiamo avuto pochissimo contributo pubblico, è quasi sempre da spendere in materiali ad uso immediato, quindi materiali non permanenti. Non possiamo comprare un attrezzo che poi usiamo per il giardino, in sostanza. E con questa limitazione finiamo sempre per fare stampe di volantini, che poi devono avere la grafica non propriamente, diciamo così, estetica, né funzionale né bella, dei volantini del comune, e quindi si va a perdere sia in impatto comunicativo che in termini economici. Perché si fa? Si fa perché a volte serve un patrocinio istituzionale più per conferma del legame all'occhio di alcune parti della comunità. Non tutte vedono un vantaggio, alcune sì. Patrocinio però potrebbe essere anche non oneroso. Noi ci siamo spesso avvalsi del patrocinio non oneroso, che è meno vincolante, comunque continua a dire che l'istituzione è dentro il processo, non è fuori dal processo, è dentro, è fra i stakeholder principali, coinvolto, informato, a volte coinvolto anche in alcune fasi di coprogettazione. E quindi questo però è un aspetto che naturalmente ha dei vantaggi e degli svantaggi, e quello che io ritengo che sia, questo è il mio punto di vista, lo dichiaro nuovamente, più ci si riesce a mettere in un'ottica di molteplicità di costruzione delle fonti economiche, meglio è. Quindi è molto corretto lavorare sulla progettazione europea, magari sulla progettazione europea che passa dai bandi regionali eventualmente, ma se si riesce fin dall'inizio a sviluppare una quota che può essere inizialmente del 10, del 20% del budget necessario, che passa attraverso altre forme di finanziamento, micro fundraising, sponsorizzazioni, fundraising effettivo, da far crescere, no? Dandosi degli obiettivi progressivi di crescita, quasi in modo da poter ribaltare progressivamente le percentuali, è meglio, perché rende anche più liberi. E quindi questo è pur sempre un vantaggio. Più liberi non significa che si fa quello che si vuole, ma che si mette le istituzioni, le diverse istituzioni, in una governance anche partecipativa e non in una operazione quasi di committenza pubblica che ha tanti rischi, e se non si è forti da poterla dominare, velocemente slitta o verso il populismo o verso la costruzione del consenso. Poi sappiamo che nelle nostre realtà, un po' ovunque in Italia, spesso ci troviamo davanti a scadenze di mandato, per cui sono i momenti in cui è sempre a rischio di strumentalizzazione qualunque azione fatta sul patrimonio culturale, anche azioni molto più banali di quelle della progettazione partecipata, per cui figuriamoci. Alcuni aspetti legati alla sostenibilità delle risorse sono legati alla necessità di ampliare continuamente il numero delle persone. Quindi non c'è solo un tema di fundraising, c'è anche un tema di people raising, di costruzione di comunità attive, partecipi, responsabili e fattive, persone che aiutino nel fare le cose che si devono fare. Quindi non hai soldi? Non puoi pagarmi questa cosa e quindi pagarti la tua quota, il tuo mattone del museo? Me lo darai invece che economicamente in tempo di azioni che doni all'associazione, al museo, eccetera eccetera. E poi è fondamentale, perché a questo punto è legato la necessità di alimentare continuamente la fiducia e l'immaginazione, gli scenari, quegli scenari di trasformazione che avevamo avanti vanno continuamente rimessi in gioco. Attenzione quando si lavora su questi progetti di partecipazione, molto spesso abbiamo, a seconda degli interlocutori, una valutazione in base ai risultati tecnici ottenuti. Giardino, spazzatura,
via la spazzatura, risultato ottenuto. E invece è più difficile farsi valutare l'efficacia di un'esperienza in base ai risultati di processo, quella capacitazione, quella sensibilizzazione, quell'educazione che io nel frattempo sto portando avanti. Questi due livelli vanno considerati perché sono negli occhi di chi ci osserva, di chi valuta il lavoro, e devo dire purtroppo molto spesso per la cultura media italiana di progetto e di processo il risultato tecnico vince sul risultato di processo. Quindi un grande sforzo di comunicazione va fatto nel raccontare perché questa operazione è interessante. E gli spunti con i quali vi voglio lasciare per, prima di chiudere per la pausa del pranzo, poi riprendere al pomeriggio, sono alcune domande: come alimentare sempre la motivazione, come alimentare il numero dei volontari e la qualità delle idee, come alimentare la fiducia e l'immaginazione, come assicurarsi continuità. Nella bibliografia vi lascio una serie di testi tra articoli, libri, bibliografie varie, alcune delle cose che abbiamo citato da Chambers in poi, e poi come ultima slide vi lascerò tutti i miei contatti, parte che sono già presenti, però tutti i miei contatti, anche il canale Vimeo per intenderci, dove potete andare a recuperare alcuni video e così via dicendo. E per ora vi ringrazio.